Nuova. Dario Frigo adesso, molto alta come livello la prestazione di Dario Frigo. A te Alessandro. Sì, io adesso lascerò poi il gruppo, lascerò la motocronaca, vi dico come è schierata la Spagna in questo momento. In prima posizione Nosal, in seconda ruota Mansebo, quindi il Perez, poi Flecha, no, poi Freire e chiude Flecha. C'è anche lui, Juan Antonio Flecha. Quindi tre dei quattro capitani spagnoli sono presenti, Valverde, Flecha, Freire, mentre i nostri sono rappresentati da Damiano Cunego, Ivan Basso, Dario Frigo, Leonardo Bertagnolli e Luca Paolini. 6-5-4, Spagna, Italia, Germania. Tre si sacrificano adesso, Flecha e Valverde potrebbero cercare di andare a riprendere gli eventuali attaccanti nell'ultima salita delle Torricelle, Freire la volata. È sempre molto temibile e Aleksandre Vinokurov, il kazako, forse uno dei pochi corridori che ha quella progressione devastante al pari di Damiano Cunego. Sì. Vinokurov non ha dato finora segni di resa, anzi è sempre rimasto a ruota dei migliori. Il passaggio con Freire in sesta posizione, questo traguardo cambiò la carriera di Oscar Freire. Era il 1999, era uno sconosciuto questo ragazzo della Cantabria. 14 chilometri. Forza ragazzi, vai Dario Frigo cerca di portare Ivan Basso e Damiano Cunego lì davanti a contrastare gli spagnoli. Adesso un paio di chilometri tra i San Pietrini di Corso Cavour e di Via Roma. Poi il Lungadige Matteotti, il quartiere Valdonega, e l'ultima salita delle Torricelle. Tensione altissima, gentili telespettatori, altissima. L'Italia ha corso bene, non ha sbagliato nulla. Peccato per Bettini che causa un incidente. Teggere Damiano Cunego, mentre Freire sta cercando di sfruttare il lavoro dei compagni di squadra. A quel punto gli ha detto: stai dietro te. La volevi la Spagna a lavorare? Eccola qui Davide, l'hai chiamata, l'hai invocata agli ultimi due giri gli spagnoli. È per questo che la chiamavo, perché se non tirano prima tirano dopo. Difatti adesso sono qua con sei corridori, se fossero rimasti in tre era molto più facile attaccarli. Adesso diventa impossibile, almeno in questo tratto in pianura. In salita no, cambiano le cose. 1.44 in ritardo del primo gruppo inseguitore. Lorenzo Roata, a te la linea. Lungadige Matteotti, e poi sarà davvero il primo metro di salita, perché a questo punto per il ritmo terrificante che stanno facendo soprattutto gli spagnoli davanti, già il primo metro di salita, credo, e me lo può confermare Cassani, è importante. Dalla Valdonega comincia la verità di tutto questo campionato del mondo. Loro cercheranno di andare su regolari, non so se Valverde o Flecha cercheranno un attacco. Io penso di no, cercherà un attacco Cunego, spero, e tenterà un attacco Vinokurov. E anche Ivan Basso, anche se ci ha provato la tornata precedente. Ivan Basso se n'era andato con Miki Bockert al culmine delle Torricelle. Qui siamo su Isidro Nosal, corridore completo, l'anno scorso ha perso la Vuelta all'ultima tappa ad opera di Roberto Heras. Volano gli spagnoli. Sta andando con un 53-12, un rapporto lunghissimo, dietro molto più agili. C'è anche Parra in questo drappello, sono due i colombiani, lo segnaliamo perché il commissario tecnico dei colombiani è italiano, è Savio, dunque un bravo anche a lui per come è riuscito a preparare e a far disputare questa gara ai propri ragazzi. Eccoli si volta lì. Dario Frigo, alla propria ruota Damiano Cunego, arriva anche Ivan Basso, poi c'è Leonardo Bertagnolli affiancato a Freire, c'è Arvesen e c'è anche Karsten Kroon con Bogert in casa Olanda. Dunque si è invece perduto Erik Dekker, è stata una stagione da dimenticare per Dekker. Sì, pochissimi risultati. Ci avviciniamo all'imbocco delle Torricelle, si stanno preparando gli italiani con Cunego, con Basso. C'è Zabel a centro plotone. È lì davanti. Vinokurov prontissimo.
Il tratto in falso piano potrebbe essere la sua rampa di lancio. Vedi, speriamo, prego, che Damiano Cunego abbia le gambe per poterlo contrastare. È annunciato in grandi condizioni di forma Alexandre Vinocuro. Frigo che sta cercando di tenere coperto dal vento Damiano Cunego, e c'è anche Luca Paolini nella scia degli spagnoli. Bravissimo Luca Paolini, comasco di Brenna. Nosal si stacca e adesso c'è Mancebo, campione iberico Francisco Mancebo. Un Tour de France con alti e bassi, è andato meglio alla Vuelta, riuscito a salire sul podio, terzo posto dietro a Roberto Heras e a Santi Perez. Eccola qui le torricelle, c'è anche Stewart O'Grady, i due velocisti O'Grady, Zabel, Freire, Valverde, Vinokurov cerca di risalire, sono quattro gli iberici adesso. Anche Francisco Mancebo tra poco esaurirà il proprio lavoro. Eccolo lì, lo storico atleta della Banesto, Francisco Mancebo. Rimane sempre con i Chavarri, con il suo mentore. L'Italia sta aspettando. Sì, Cunego ha parlato con Dario Frigo. Nona posizione Alexandre Vinokurov, occhio a quella maglia verde con il sole, è proprio a ruota di Cunego, forse si aspetta Vinokurov una progressione da parte del veronese, quindi resta a ruota del piccolo principe di Cerro Veronese. Anche Paolini è sempre lì in quinta posizione, vedete Frigo non ce la fa più, si stacca, non ce la fa più Frigo. Restano in quattro gli azzurri, Leonardo Bertagnoli affiancato a Valverde, anche Francisco Mancebo si stacca, tiene molto bene il colombiano Ardila. Luis Perez, ecco, tornante. Qui, 5 anni fa, Cunego partì. Ma era la gara juniores, sì. Non è la stessa cosa. Luis Perez, poi Serrano, Freire in terza posizione, Luca Paolini nel dorsale 35. Luca Paolini sarebbe stato prezioso per Bettini, adesso dovrà esserlo per Damiano Cunego. Sì, potrebbe esserlo per Damiano Cunego. Ivan Basso sta risalendo lentamente, Ivan che ha provato uno scatto nella tornata precedente. Arvesen prova ad andarsene, Rasmussen, il danese Rasmussen, anche lui è venuto a provare questo tracciato più volte, abita non lontano da qui sul lago di Garda. Lorenzo Roatate, scatto secco di Rasmussen che adesso ha circa 25 metri di vantaggio su tutto il gruppo dei migliori. È un fondista Michael Rasmussen, fughe lunghissime anche al Tour de France, mai coronate con la vittoria. Viene dalla mountain bike Michael Rasmussen, è rimasto Serrano adesso con Freire in seconda posizione, Paolini in terza, poi Damiano Cunego e Ivan Basso. Sono lì tutti e tre, io se fossi in Cunego adesso cercherei di combinare qualcosa o consiglierei a Luca Paolini di spianarmi la strada se avessi la gamba. È avanzato anche Alexandre Vinokurov, adesso è in settima posizione, vedete Rasmussen non riesce a guadagnare un margine sufficiente per proseguire la propria avventura in solitaria. C'è sempre il grandissimo lavoro di Marcos Serrano che ha a ruota il due volte campione del mondo Oscar Freire. Paolini a ruota di Freire, poi Ivan Basso con il numero 26, Valverde con Damiano Cunego, si fa un po' pesante la pedalata di Damiano, viene affiancato e superato da Alexandre Vinokurov e ci prova ancora Mickey Bochert, l'olandese, vedete? Scalato di un dente il rapporto Michael Bochert, grandi energie per questo corridore
in carriera ha ottenuto una vittoria all'Amstel Gold Race, e si muove anche Ivan Basso. Quindi Ivan Basso sta andando meglio rispetto a Damiano Cunego. Arriva anche Alessandro Valverde con Freire, e Freire addirittura che raggiunge e supera Ivan Basso. I due italiani sono lì però. Sì, c'è anche Damiano Cunego. Mamma mia che condizione che ha Freire, raggiunge con estrema facilità Miki Bogert. C'è anche Valverde. Lorenzo, a te. Di nuovo situazione congelata, adesso sono in 4-5 davanti che controllano la situazione, noi siamo nascosti da una curva adesso. Miki Bogert, il secondo dopo Rasmussen. Mi sembra che stia arrivando addirittura Stuart O'Grady. Davide Cassani ha intravisto una sagoma australiana là sullo sfondo. Ci prova ancora Miki Bogert, un Freire perfetto finora. In terza posizione Damiano Cunego, che ha avuto un attimo di difficoltà nel tratto in falso piano. Cunego sì, con la ruota basso, arriva O'Grady con Valverde e Freire. Due italiani, due spagnoli, un olandese, c'è anche Stuart O'Grady. Ha perso contatto Alexander Vinokurov, vedete ormai Vinokurov cerca di recuperare con Michael Rasmussen, ma a nostro modo di vedere ha perso l'attimo buono Alexander Vinokurov. E adesso l'ultimo sperone delle torricelle, forza ragazzi, Ivan Basso e Damiano Cunego. Lorenzo, a te. Cioè, rilancia ancora Basso che scollina in questo momento in prima posizione, costretti gli spagnoli in seconda ruota, poi comincia la discesa. Che mondiale che sta disputando Alessandro Valverde, per fortuna che lo davano stanco dopo una Vuelta di Spagna massacrante. Ci sono i due azzurri, Damiano Cunego e Ivan Basso, poi i due spagnoli, i due capitani di questa formazione, Oscar Freire, Alessandro Valverde, c'è anche Miki Bogert con Stuart O'Grady. Un gruppetto di sei atleti con Vinokurov all'inseguimento. Potrebbe anche rientrare il kazako, doveva recuperare 7 secondi. Sì, potrebbe rientrare, adesso bisognerà vedere cosa riusciranno a fare questi atleti. E Bogert il più generoso, guardiamo con le nostre telecamere, un bel vantaggio per il momento per questi corridori. Bogert in ultima posizione. Mi ha assolutamente impressionato la facilità con cui Freire si è riportato su Ivan Basso prima e su Miki Bogert dopo. O'Grady, non c'è Zabel che si è staccato proprio negli ultimi 1000 metri, devono darsi da fare. Forza Damiano, Damiano è molto veloce, Davide, forse non è paragonabile a Freire, ma però è molto veloce. Attenzione. E dopo 260 chilometri può anche succedere qualcosa di strano, possono rientrare gli immediati inseguitori, sono in una dozzina. Roata, a te la linea. Noi siamo in discesa e costretti assolutamente a precedere di parecchio il gruppo dei battistrada. Comunque saremo pronti poi a riprendere tutti giù in pianura e vedremo che cosa sarà. Nulla da fare per Alexander Vinokurov, va in coda a questo secondo drappello. Dunque Vinokurov non ha mantenuto le attese della vigilia, le sta mantenendo alla grande Oscar Freire, al pari di Alessandro Valverde. E i nostri due paladini, Ivan Basso e Damiano Cunego. Siamo convinti che ci sarebbe stato anche Paolo Bettini in questo gruppetto, ma il livornese praticamente a metà gara ha dovuto alzare bandiera bianca. Possono rientrare gli inseguitori? Sì, possono rientrare perché dietro ci sono due moto come Ondo e Veseman, compagni di squadra di Eric Zabel. Sono loro che stanno tirando a tutta. Anche Danilo Ondo c'è, Davide? Sì, c'è anche Danilo Ondo. Incredibile, per fortuna, ma vero. Che io l'ho visto Ondo al trofeo Beghelli domenica scorsa, con estrema facilità si è difeso in salita e in volata non ha avuto rivali Danilo Ondo. Oggi però dovrà fare il gregario a Zabel. Si possono rientrare e quindi ecco, vediamo, eccoli qui, il ricongiungimento. Sono una ventina, non di più. Zabel, O'Grady, Danilo Ondo, Freire, Valverde e Speranza Azzurra, riposte in Ivan Basso che purtroppo non è veloce, e in Damiano Cunego che invece ha già vinto tante gare allo sprint.
magari non sprint massicci, però Damiano comunque vada a finire, si è dimostrato all'altezza della situazione. Davide Cassani. È rientrato anche Luca Paolini, quindi abbiamo tre azzurri. Luca Paolini che è un corridore veloce, molto veloce. Adesso bisognerà vedere le gerarchie della squadra azzurra, capiremo se sarà Paolini oppure Damiano Cunego a disputare lo sprint. 17-18 corridori formano il primo gruppo con Ivan Basso in testa. D'altronde per 5 ore quasi non c'è stata selezione, andatura blanda, e nonostante la difficoltà di questo tracciato arriveranno a giocarsi il mondiale molti più corridori di quanto non accadde nel 1999. Passo a far da gregario a Damiano Cunego. I tedeschi sono lì con Beseman, vincitore del Giro delle Fiandre, con Ondo che, come tu hai detto, ha dominato il trofeo Beghelli. Problematica Silvio Martinello, tu che di sprint ne hai disputati tanti in vita tua, come andrà a finire? A questo punto è tutto molto più difficile, ci sono probabilmente i tre più grandi velocisti alla partenza, tre tra i più grandi velocisti del ciclismo attuale, Freire, Zabel, O'Grady, che sono lì con i loro compagni di squadra. Mi chiedo cosa faccia a questo punto Ivan Basso in testa al gruppo, perché loro devono a questo punto tentare qualcosa negli ultimi chilometri. Abbiamo Paolini che è abbastanza veloce, abbiamo Cunego che è veloce, ma lo vedo un tantino inferiore rispetto ai tre già nominati. È finita la discesa delle Torricelle, 4 chilometri al traguardo, sono in 18, ci conferma Gianluca Giardini dalla regia. In prima posizione Steffen Beseman, darà una mano ad Eric Zabel, vedete Danilo Ondo a ruota di Ivan Basso, stanno lavorando tutti per Eric Zabel. Devono stare più indietro i nostri ragazzi, è inutile prendere aria. Il problema... forse Cunego dovrebbe curare la ruota di qualche velocista, individuarne uno e sperare così. Ondo, eccolo lì, quel gigante della Gerolsteiner, maglia tedesca. Occhialini bianchi per Danilo Ondo. Avanzano gli spagnoli. Non so chi sia più veloce tra Freire e Valverde, caro Davide, come? Tutti e due sono velocissimi. Se dovessero farsi la guerra potrebbe anche guadagnarne il terzo incomodo. E Valverde, anche lui ne perde poche di volate quando arriva. Sì, staremo a vedere. È molto difficile andare via perché la velocità qui supera i 50 all'ora, perché ci sono gregari votati a sacrificio per i propri capitani. Confermiamo che si tratta di Horner, vedete il corridore americano con la divisa stelle strisce, e c'è anche il lussemburghese Schleck, maglia rossa per Schleck. Serrano in terza posizione con il numero 11. Qualche spallata tra Juan Antonio Flecha e Eric Zabel, sempre Steffen Beseman che non chiede cambi, corridore d'esperienza il tedesco. Siamo nella zona dei box, poco più di 2 chilometri al traguardo. Sempre lui, Beseman. Non vedo Paolini. E vedete c'è Basso, Cunego. Io Davide Paolini non l'ho visto. No, non l'ho visto. Non l'ho visto in questa inquadratura, ci segnalano che è presente Luca Paolini. Mentre Zabel è già alla ruota di Danilo Ondo. Vede che si stanno organizzando i nostri con Basso, con Cunego, e dietro dovrebbe esserci Luca Paolini. Ci sono anche due australiani, c'è anche Alan Davis. E anche lui è veloce, ma probabilmente lavorerà per Stewart O'Grady, anche se rimane a ruota del più famoso connazionale. Via del Pontiere, 1,5 chilometri ancora. I spagnoli sono più numerosi. Hai Damiano, hai Luca, Ivan chiaramente non ha le caratteristiche per poter disputare questo sprint. Anche Alexandre Vinokurov avanza, lui potrebbe essere adatto a un tentativo all'ultimo chilometro. Classico colpo a sorpresa, scatto telefonato di Alexandre Vinokurov. Adesso si rialzerà il corridore del Kazakistan, forse una prima frustata. A ruota Luis Perez. Troppi spagnoli, è duro andare via.
E qui siamo nel tratto in leggera salitella, circonvallazione a raggio di sole. Vinokurov adesso controlla. Vedi, Valverde tira la volata a freire. Gerarchie e che Paolini, dovrebbero essere rispettate. E Paolini fa la volata. Dunque è Luca Paolini. Affidiamo a Luca Paolini le speranze azzurre. Stringi i denti Vinokurov, ma per lui è tardi ormai. Anche Horner è veloce. Molto bene Luca Paolini, posizionato perfetto. Adesso attenzione perché il giocatore australiano cerca di portargli via la ruota di Freire. Freire è in terza posizione a ruota di Valverde. C'è Stuart O'Grady, c'è Ivan Basso che si alza sui pedali. Ormai 500 metri al traguardo. Spallate continue. Alessandro Valverde. Parte Ondo. È Danilo Ondo che ha ruota Eric Zabel. Sempre Danilo Ondo ai 350 metri con Zabel a ruota e c'è Freire. Anche si Valverde. Rinnova la sfida della Sanremo. Alessandro Valverde supera Danilo Ondo. È Valverde davanti che prova a tirare lo sprint a Freire. È una volata bellissima. Freire. Cerca di uscire Paolini. Valverde al centro. Oscar Freire. Freire, Freire. Ed è lui. Ancora lui a Verona. Freire su Zabel. Oscar Freire. Tre volte campione del mondo e siamo in attesa del photo finish perché Paolini potrebbe avere con la medaglia di bronzo.